Darei la parola ora al professor Holger Thiele, spero di aver pronunciato giusto, University of Applied Science Kiel and Institute of Food Economics Kiel, Germany. Due domande le faccio subito, che mi ha stimolato Angelo Rossi. Tre analisi di mercato suggeriva per l'Europa, ovvero il nord, il sud e l'est. Concorda? Poi me lo dirà nel corso della relazione se vuole. E poi, visto che lo scorso 31 marzo non è bello guardare al passato, ma una domanda a un economista la voglio fare, è finito in Europa il regime delle quote, lasciando perdere il caso italiano che è abbastanza singolare, ma lei lo ritiene o ritiene che sia stato un sistema efficace a livello europeo quello delle quote? Le do la parola e la ringrazio. Yeah, thank you very much, dear caro Angelo, squadra CLAL, grazie di cuore per avermi invitato a questo evento, un evento molto importante. Io peraltro ho già partecipato anche l'anno scorso e devo dire che mi è piaciuto moltissimo l'anno scorso e sono assolutamente certo che sarà altrettanto valido anche quest'anno. Grazie di cuore per avermi reinvitato. Nei prossimi minuti a mia disposizione cercherò di presentare velocemente la situazione dei futures del latte in Europa. Come già accennato Angelo, in futuro il mercato sarà caratterizzato da una crescente volatilità. Questo per quanto riguarda il mercato europeo del latte. Di conseguenza ritengo che sia necessario affrontare l'argomento dei futures. Ci sarà peraltro anche una presentazione del mercato americano, dove i futures ormai sono di più lunga data, perché effettivamente i futures là sono partiti quando noi siamo partiti con il sistema quote latte in Europa. Di conseguenza noi siamo partiti con un mercato più regolamentato, mentre negli Stati Uniti c'è stato un approccio totalmente diverso alla volatilità e ai prezzi. Molto rapidamente lasciate che vi presenti il nostro istituto. Vorrei solo sottolineare che teniamo molti seminari sul mercato lattiero caseario e sui futures del latte. Questa è l'attività che ormai ci contraddistingue da circa 2 anni e mezzo. E credo che veramente i seminari sui futures del latte abbiano preso piede. Riteniamo che sia molto interessante tenerli, non solo perché il nostro obiettivo è quello di disseminare la conoscenza su un argomento che è relativamente nuovo qui in Europa, ma anche perché noi stessi durante i seminari apprendiamo moltissimo. Infatti, riusciamo a capire quali sono le motivazioni che stanno alla base del fatto che i futures del latte non sono la soluzione ideale per l'Europa. Quindi ci sono molte idee, molte motivazioni che sono emerse dai seminari, delle quali magari parleremo successivamente. Quali sono le novità sui mercati lattiero-caseari europei? In generale possiamo dire che c'è una nuova richiesta per una gestione del rischio prezzi più efficiente.
Perché? Perché l'Unione Europea aumenterà la quota di mercato sui mercati globali dei prodotti lattiero-caseari. Le cifre, l'abbiamo appena sentito, sono molto interessanti e quindi c'è una convergenza crescente tra i mercati globali e i mercati europei. Esistono nuovi rischi di prezzo sui mercati lattiero-caseari europei che sono legati alla situazione internazionale. Per esempio, se ci sono problemi, come abbiamo sentito da Angelo quando ha citato l'esempio dell'Oceania, quindi laddove ci può essere una siccità, per esempio in Oceania, questo andrà ad influenzare i nostri prezzi, facendo salire alle stelle i prezzi lattiero-caseari nell'Unione Europea. Oltre ai rischi climatici ci sono anche moltissimi altri rischi di ordine economico e di ordine politico. Pensiamo per esempio all'embargo nei confronti della Russia, che è un esempio molto calzante di rischio politico. Ci sono anche nuovi rischi dei prezzi legati ai cambi valutari. Su questi mi soffermerò più avanti. E in seguito all'abolizione delle quote, il mese scorso, c'è stata un'ondata di investimenti nell'allevamento, che fa seguito agli investimenti già effettuati negli anni antecedenti, per cui ci aspettiamo una crescita nella produzione di latte, crescita che aumenterà i problemi di liquidità che contraddistinguono la produzione lattiera europea. Allora, cosa c'è di nuovo nell'Unione Europea, riassumendo? C'è una domanda maggiore di stabilità dei prezzi per quanto riguarda il latte e i prodotti lattiero-caseari. Questa domanda di stabilità aumenterà ulteriormente in futuro. E quindi una gestione efficiente del rischio del prezzo del latte diventerà un fattore importante per la concorrenza nel settore. Un fattore nuovo che però sarà importante dal punto di vista della concorrenza e della concorrenzialità. Ci sarà anche una diversa distribuzione del rischio tra i diversi anelli della catena produttiva. Tutti cercheranno di ridurre i propri rischi. E questo è normale. All'interno di una filiera questo non può che accadere. In passato il rischio maggiore all'interno della filiera era a carico dei produttori, quindi degli allevatori. Io credo che in futuro forse gli equilibri si sposteranno e il rischio verrà distribuito in modo diverso. Qui potete vedere il rischio prezzo dei diversi prodotti agricoli. Vi faccio vedere questo grafico per spiegarvi che l'SMP, cioè il latte scremato in polvere, presenta un coefficiente del 24% quindi è caratterizzato da una volatilità del prezzo sui mercati mondiali decisamente alta, seppur inferiore rispetto a quella di altri prodotti come il cotone o il caffè. Questi sono prodotti, sono commodities che sono contraddistinte da un'altissima volatilità. Come ci diceva Angelo, il tasso di cambio è un altro fattore che influenza il prezzo del latte. Stiamo parlando nello specifico del tasso di cambio tra il dollaro americano e l'euro. Se prendiamo ad esempio il 2014, il passaggio da 1,38 a 1,08 dollari per un euro ha comportato un aumento del prezzo del latte di 8 centesimi per chilo di latte. La svalutazione dell'euro ha quindi comportato un aumento del prezzo del latte. E se ci fosse la situazione opposta, quindi con una rivalutazione
dell'euro, saremo già ad un livello di prezzo di intervento. Quindi nel 2014 la svalutazione dell'euro ha contribuito significativamente all'aumento del prezzo. Attualmente non sappiamo che cosa accadrà nel 2015, nessuno ne ha ancora un'idea chiara. La parte rossa della linea nel grafico sta comunque ad indicare che è già in atto una rivalutazione dell'euro. Venendo quindi ai future lattiero-caseari, vediamo qual è la situazione in Europa. Attualmente abbiamo il future sull'SMP, quindi sul latte scremato in polvere, che è partito nel maggio del 2010 all'Eurex di Francoforte e che dall'11 maggio 2015, quindi da pochissimi giorni, è passato ad un'altra borsa, l'EEX di Lipsia. Quindi EEX di Lipsia. Presso l'EEX, che è la borsa europea dell'energia con sede a Lipsia in Germania. La EEX è una affiliata di Eurex. Ma oltre al future sull'SMP, abbiamo anche i contratti sulle polveri di siero che sono partiti il 26 settembre 2012 all'Eurex e che anch'essi sono stati trasferiti nel maggio del 2015 all'EEX di Lipsia. Da maggio di quest'anno abbiamo anche nuovi contratti future, non al MATIF, come leggete sulla diapositiva, c'è un errore infatti, ma a Euronext. Però purtroppo al momento non ho grandi informazioni in merito. In realtà credo che gli scambi non siano ancora iniziati nella realtà, probabilmente verranno avviati nei prossimi mesi. È possibile coprirsi nei confronti del rischio del prezzo del latte, ad esempio utilizzando i future del burro europeo Eurex. Questo è un esempio di future del burro. Come vedete nella diapositiva, il future si basa su tre quotazioni, quella tedesca, quella francese e quella dei Paesi Bassi. Ognuna di queste quotazioni contribuisce per il 33,3% alla definizione dell'indice finale sul mese di consegna. Il contratto per il latte scremato in polvere viene anch'esso gestito in modo simile, seguendo quindi uno schema che si basa su queste tre quotazioni. Se vogliamo andare a vedere la storia dei future, vediamo che all'inizio questo accade sempre con i contratti future. Infatti non so se vi ricordate il future sul frumento o sulle granaglie. Quando sono partiti, i future sono stati caratterizzati all'inizio da una carenza di liquidità. Questo accade sempre nella fase iniziale di un future. La liquidità, infatti, aumenta poi col passare del tempo. Lo vediamo in questo grafico che rappresenta la situazione del future del burro, che viene scambiato intensamente dal 2011, anche se il future è partito nel maggio del 2010. Dalla metà del 2012 le contrattazioni hanno preso il via, si sono rafforzate. E nel grafico a sinistra potete vedere la linea azzurra che rappresenta il prezzo medio dei contratti tradati.
In rosso vedete invece il volume quotidiano di contratti scambiati, con la scala a destra che ci fa vedere come ci siano dei giorni in cui c'è un certo numero di contratti scambiati, per esempio 120, e se andiamo a vedere la situazione in generale possiamo dire che molto spesso si scambiano meno di 60 contratti al giorno. Anzi, ci sono anche giorni in cui nessun contratto viene tradato. Se facciamo un confronto, e credo che il collega del CME farà questo confronto, i volumi del CME sono decisamente superiori. Nel grafico a destra possiamo immaginarci come al CME si scambino non centinaia ma migliaia di contratti al giorno, e le dimensioni dei contratti sono anche molto superiori. Questo chiaramente va ad influenzare la situazione di liquidità. La liquidità dei mercati dei future europei è totalmente diversa rispetto a quella dei mercati dei future americani. Comunque, dal maggio del 2010 sono stati tradati più di 7.000 contratti sul burro, per un volume di circa 36.000 tonnellate di burro. Qui vediamo i dati per il latte scremato in polvere, che è partito decisamente dopo e che si è rafforzato dal 2013 in poi. Il numero di contratti però è inferiore rispetto al burro, e lo stesso dicasi anche per i volumi. Infatti dall'inizio sono state tradate soltanto 11.000 tonnellate di latte scremato in polvere all'Eurex o all'attuale EEX. Nel 2012 sono partiti i future sul siero in polvere. I dati attuali indicano un volume totale di circa 5.000 tonnellate di siero in polvere tradate in borsa. Ma addentriamoci nelle borse per capire un po' meglio com'è la situazione. Queste sono le quotazioni all'EEX dal 27 di maggio, ieri, e vediamo che fino all'ottobre 2015 abbiamo un prezzo di 26 cent per chilogrammo di latte standard, un 4% di grasso e 3,4% di proteina. FBUT è l'acronimo per il future del burro, FSMP è l'acronimo per il future del latte scremato in polvere. Vedete qui il valore calcolato da IFE per il latte crudo all'allevamento. Quindi questo è il nostro lavoro quotidiano. Noi convertiamo i prezzi dei future del burro e del latte scremato in un valore equivalente di latte crudo per facilitare il lavoro degli allevatori e dei trasformatori, che in realtà fanno sempre i loro confronti in base al prezzo del latte crudo. Quindi attualmente è possibile avere 25,6 cent, mantenerlo per agosto 2015, o 25,3 cent per luglio 2015 nella vendita di un contratto di burro e due contratti SMP, risparmiando quindi 100 tonnellate di
latte crudo in luglio a livello di 25,3 cent. Dobbiamo però tenere presente che il valore del latte crudo all'allevamento non è il prezzo che l'allevatore percepisce. Perché, ad esempio, in Germania noi abbiamo un sussidio a vantaggio degli allevatori. Io lo chiamo sussidio. In realtà è una forma di IVA, l'imposta sul valore aggiunto, che va imposta su questi prezzi. E tutti questi prezzi indicati sul mercato dei future non tengono l'IVA in considerazione. Quindi anche l'IVA va tenuta in considerazione e c'è anche una correzione da fare per un alto tenore di grasso o un alto tenore proteico nel latte. Questo è un esempio che fa riferimento all'agosto 2014. Come potete ricordare nella diapositiva precedente, attualmente siamo su livelli molto bassi. Quindi quando ne parliamo con gli allevatori e quando spieghiamo loro che è una buona idea muoversi sul mercato dei futures per essere certi di poter avere un prezzo superiore sui futures, beh, non è facile riuscire a spiegare loro che 25 cent è un buon prezzo in settembre. Però questa potrebbe essere la realtà dei fatti. Comunque, nell'agosto del 2014, ad esempio, andate a vedere quindi l'agosto 2014, è possibile nell'agosto del 2014 mantenere un livello di prezzo per il luglio 2015 di 33 eurocent, vendendo contratti di latte scremato e di burro in borsa. Questo per dimostrarvi che è effettivamente possibile riuscire a spuntare un prezzo più alto laddove ci sono aspettative di riduzione dei prezzi. Quando i prezzi sono già bassi, non è una buona idea vendere a questi livelli se ci sono aspettative di un aumento futuro dei prezzi. Comunque, era possibile ed è possibile ancora oggi coprirsi nei confronti del rischio dei prezzi, anche di bassi prezzi per il latte. È possibile farlo grazie alle borse e anche se non abbiamo un contratto per il latte fluido alla borsa. Qui vediamo il valore del latte crudo calcolato in base al prezzo del burro e del latte scremato in polvere all'EEX il 27 di maggio. Le aspettative attualmente sono quelle indicate dal grafico, quindi più di 26 eurocent per la fine dell'anno, come equivalente in valore di latte crudo calcolato sui future. Per quanto riguarda la stabilizzazione dei prezzi del latte, questo è un concetto che va spiegato agli allevatori e ai trasformatori. Forse con questo grafico possiamo far capire come l'idea non sia quella, l'idea sia quella di evitare sia il prezzo più basso che il prezzo più alto. Quindi stabilizzazione significa collocarsi in una posizione mediana. Quindi se si riesce a stabilizzare il prezzo del proprio latte, magari l'allevatore della porta accanto dovrebbe affrontare un prezzo più alto
per la mancata stabilizzazione e quindi potrebbe andare meglio lui, però magari potrà spuntare un prezzo più basso e in questo caso il processo di stabilizzazione avrà dato i suoi frutti. Quali sono le prospettive future? Beh, per i problemi di liquidità presenti è necessario sviluppare delle strategie di gestione del rischio nel settore lattiero caseario e in futuro assisteremo al proliferare di diversi modelli di prezzo e diversi modelli di gestione del rischio. In Europa stiamo già pensando a questi modelli e i future lattiero-caseari in futuro in Europa giocheranno un ruolo molto importante nella gestione del rischio del prezzo del latte. Il volume di contratti future sul latte scremato in polvere e sul burro è un ruolo che si è ampliato dal 2010 ad oggi. Infatti oggigiorno è possibile coprirsi nei confronti del rischio del prezzo del latte utilizzando le borse europee. Produttori e trasformatori possono anche fare hedging nei confronti del latte liquido o dei prodotti lattiero-caseari utilizzando i due future, quello del latte scremato in polvere e quello del burro, considerando però che ci sono dei rischi individuali che vanno presi in dovuta considerazione. Quindi è importante calcolare il rischio individuale che si manifesta come differenza in base al proprio valore di latte crudo, in base al proprio portafoglio prodotti, rispetto al valore netto calcolato per il latte scremato in polvere e il burro. Quindi ogni azienda e ogni allevamento dovranno fare un proprio calcolo personalizzato, individuale, per poter sapere qual è il rischio a cui vanno incontro e come lo possono coprire utilizzando le borse dei future in Europa. Grazie per l'attenzione. Grazie, professor Tile. Una domanda subito. Come mai i future sono quotati sul mercato energetico di Lipsia? I don't know. Non lo so. Non lo so, le motivazioni che sono state date sono che la borsa di Lipsia è di piccole dimensioni, è una borsa di commodities, quindi una borsa delle materie prime e quindi ha già una certa esperienza nello scambio di beni come per esempio l'energia, altre commodities, mentre la borsa di Francoforte è una borsa di dimensioni maggiori e prevalentemente trada prodotti finanziari. Io credo che l'importanza dei prodotti agricoli e il valore dei prodotti agricoli sia maggiore a Lipsia che a Francoforte. Quindi forse questo è stato il motivo per cui è stata scelta Lipsia. E quindi, seppur piccola, adesso credo che crescerà e soprattutto crescerà anche l'importanza di questi future. Molto bene. Le chiedo, come l'avevo chiesto all'inizio, se secondo lei il sistema delle quote latte in Europa si è rivelato efficace per sostenere il prezzo e poi se, come diceva il fondatore di CLAL, Angelo Rossi, se l'Europa forse viene inquadrata meglio se non si parla più di Europa ma se si dividono in tre zone, nord, sud e est. Perlomeno quando si parla di latte e di mercati lattiero-caseari. Sì, come diceva Angelo, suddividere il mercato europeo in tre regioni geografiche diverse è indubbiamente
un'idea valida, perché in questo modo riusciamo a capire molto meglio la situazione. Effettivamente ci sono strutture molto diverse a livello di allevamento e ci sono anche strutture molto diverse nella trasformazione e anche una composizione diversa di clienti in queste tre diverse aree geografiche europee. Ci sono infatti alcune regioni che sono prevalentemente orientate ai mercati mondiali e che fin dall'inizio erano orientate ai mercati mondiali. Al contrario, ci sono invece regioni che solo tardivamente hanno preso in considerazione i mercati mondiali. Quindi, se vogliamo effettivamente capire la situazione del settore lattiero-caseario europeo, credo che abbia senso suddividerlo in tre aree geografiche. Tornando alla sua prima domanda, quella sul sistema delle quote latte, vorrei rispondere dicendo che l'obiettivo indubbiamente era quello di stabilizzare i prezzi e teoricamente il sistema delle quote latte può essere visto come un modello di gestione dell'offerta. Le quote potevano portare ad un aumento dei prezzi del latte, però questo comportava una applicazione molto restrittiva del sistema delle quote. Un'applicazione restrittiva del sistema delle quote significa dazi molto elevati, protratti nel tempo per molti anni, e il problema in tutto questo è dato dal fatto che questo sistema richiede l'imposizione di barriere nei confronti dei mercati mondiali. Ora, se vogliamo concentrarci sulla situazione europea e sui nostri volumi di produzione di latte, nonché i nostri volumi di consumo anche in futuro, è assolutamente chiaro che è necessario esportare verso i mercati mondiali. Ciò significa che non possiamo frapporre troppe barriere tra noi e i mercati mondiali e di conseguenza il sistema delle quote non può funzionare. Diventa un sistema sempre più costoso e questa è proprio la situazione a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Il sistema delle quote quindi può funzionare bene soltanto con misure fortemente restrittive e in presenza di barriere nei confronti dei mercati mondiali. Poiché all'interno dell'Unione Europea queste due cose non sono state perseguite, questo è il motivo per cui il sistema quote è stato abbandonato. Professore, darei